festeggiamo nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Questa è la dicitura esatta, no? Ma che spesso diciamo Cristo Re, insomma. È una domenica particolare oggi perché si conclude anche l'anno della fede, che è iniziato l'11 ottobre 2012, aperta da Papa Benedetto XVI, e si conclude oggi, 24 novembre, con Papa Francesco. Un anno forte, no? Dove abbiamo visto anche una cosa nuova, la dimissione del Papa, l'elezione di un nuovo Papa e tutte le vicende della Chiesa. Ora, qual è allora il senso di questa festa che celebriamo oggi? Cristo Re. Cristo Re di che cosa? Non siamo nella visione politica, no? Dove si vuole un Cristo proprio su un trono, eccetera. Il problema è capire che diventa re della mia vita, semplicemente. E questo implica fede, implica amore, implica fiducia, implica impegno quotidiano, di coerenza. Tutto questo implica la regalità di Cristo sulla mia vita. Lui è realmente maestro della mia vita, signore della vita, della mia vita? Vuol dire essere liberato dalla schiavitù del peccato? Vuol dire che Lui prende possesso del volante, che è il condottiere, che è quello che mi sta guidando nella mia vita? Cristo Re dell'Universo, Cristo Re del mio mondo, della mia persona, del mio piccolo universo che ciascuno di noi si è creato. Tutto questo significa, è una bellissima festa, perché ci obbliga a tornare all'essenziale della nostra fede. Sto lasciando le mani libere al Signore? Sto vivendo quella frase che San Paolo dice? Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me? Questa è la vera regalità di Cristo. Allora apriamo il nostro cuore alle sue parole per poterle vivere nella nostra vita quotidiana.